giorno, prego. Devo andare da sempre. Ok, andate alla signorina a prendere il pass e dopo andate su. Grazie. Voi siete carabinieri volontari? Noi siamo il 106esimo gruppo di volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Jesolo, registrati a Roma, e siamo una onlus, da come vuole l'Associazione Nazionale Carabinieri. È un ottimo, diciamo, servizio che state dando alla comunità, del tutto gratuitamente. Sì. State supportando la città in quali forme, oltre a questo servizio? Questo mercato, consegna delle uova di Pasqua, buoni spesa e altri servizi comunque per la comunità jesolana. Bene, siamo stati accolti dalla città di Jesolo e in questo momento andremo da Valerio Zoggia per un'intervista. Siamo venuti a Jesolo con il sindaco Valerio Zoggia. Sindaco, il comune di Jesolo ha dato un segnale molto importante alle categorie produttive. Sì, diciamo che in considerazione appunto di questa emergenza che stiamo vivendo, qualche aiuto bisogna per forza darlo alle nostre attività, alle nostre partite IVA, ai nostri alberghi, commercianti, artigiani, tutti. E quindi abbiamo deciso, oltre a altri provvedimenti dal punto di vista fiscale, quindi il rinvio di certe tasse, anche il non pagamento per i mesi di maggio e di giugno di quella che è l'imposta di soggiorno. Quindi chi verrà a soggiornare da noi, adesso siamo fra poco anche in giugno, non dovrà pagare la tassa di soggiorno, quindi è un segnale per incoraggiare la gente a venire nella nostra città. E per luglio e agosto ci riserviamo di decidere in base all'andamento di giugno, in quanto siccome dobbiamo far quadrare comunque il nostro bilancio, che abbiamo l'obbligo dell'equilibrio, del pareggio di bilancio, quindi stiamo attendendo i provvedimenti governativi per poi decidere, e speriamo di farcela, di esonerare dal pagamento anche il mese di luglio e di agosto e settembre, per quando ci sarà un po' di gente, sperando che ne arrivi tanta. A che punto è, sindaco, la trattativa con il governo centrale per la riapertura dei confini, che è molto importante per noi? Ho visto che la Slovenia ha fatto un passo indietro, prima Janša aveva detto sì il 3 di giugno, poi adesso ha ribloccato questa situazione, sono delle trattative in corso. So che con i sindaci state trattando con il governo, a che punto siamo? Sì, diciamo, noi stiamo trattando appunto col governo, stiamo sensibilizzando, ma mi sembra che l'ultimo accordo che hanno fatto un paio di giorni fa sia di un'apertura il 3 giugno, però c'è una riserva di alcuni stati tipo Germania e Austria che dicono con riserva il 3 giugno, vediamo l'andamento, altrimenti pensiamo di aprire dal 15 giugno. Quindi per noi, diciamo, località balneari come Jesolo, della costa adriatica, i turisti stranieri sono oltre il 50%, quindi attendiamo con ansia questa notizia, perché una riapertura il 3 giugno certamente vuol dire cominciare a vedere qualche straniero, cominciare a vedere qualche austriaco, qualche tedesco, qualche svizzero, e quindi sicuramente un'iniezione di fiducia, oltre che morale, oltre che di economia. Sì, abbiamo visto però con la riapertura qui in Veneto la gioia delle persone, stanno cambiando gli animi, voglia di mare, voglia di sole, voglia di divertimento c'è, e quindi anche nonostante le mascherine, il rispetto delle norme, i veneti stanno reagendo bene, sostanzialmente hanno bisogno di venire, anche perché venire al mare oggi significa, sindaco, un po' di iodio, un po' di salso, un po' di gioia, e pare che il virus, come ebbi a dire mesi fa, dando una speranza, una fiducia alla gente, si attenua, questo virus si attenua con il caldo. Sì, diciamo che abbiamo segnali positivi che ci arrivano un po' da tutto il Veneto, perché adesso possono venire da noi solo i veneti. Ci sono tante richieste, anche più di qualche persona, famiglia, soprattutto gli abitanti, i proprietari delle seconde case che stanno arrivando. C'è una voglia di libertà, ovviamente è naturale dopo 2 o 3 mesi di sequestro in casa per tutti noi. L'unica cosa che invito, soprattutto a non eccedere, rispettare comunque le norme, perché
mi sembra di aver visto da lunedì, quindi i primi giorni, qualcuno che esagera un po' con la libertà, quindi va bene libertà, va bene gustarsi il sole, il mare, i locali che stanno aprendo pian piano, però bisogna rispettare tutte le regole, altrimenti rischiamo di vanificare l'ottimo lavoro che abbiamo fatto nel Veneto, perché siamo stati veramente bravi. E Jesolo, diciamo che nonostante appunto la stagione difficile che sta iniziando, gli esolani si sono comportati bene, abbiamo pochissimi casi e per fortuna anche pochissimi decessi, e quindi io non so se dipende dal clima o dall'aria marina, dalla brezza eccetera, sta di fatto che per ora siamo stati fortunati e vorremmo continuare, quindi invito tutti, anche le persone che adesso non sono di Jesolo ma che arrivano da fuori Jesolo, a comportarsi bene e a rispettare quelle che sono le regole imposti da tutti quanti, perché il sacrificio di stare a casa è stato duro, ma il sacrificio di portare la mascherina, di mettersi i guanti o mettersi il gel non è un sacrificio tanto grande, quindi per cortesia rispettiamolo. Come si sta preparando la sua città, Sindaco? Come si stanno preparando, e poi andremo ovviamente anche ad intervistare gli operatori, come si stanno preparando con gli ombrelloni, con il distanziamento, con le prenotazioni? Ma diciamo che c'è un grande fermento e tanta voglia ovviamente di aprire. Come dicevo prima, non è solo per un aspetto economico, anche questo ovviamente è importante, perché chi non sta incassando da mesi, ovviamente le spese, i costi ci sono lo stesso, quindi la gente ha voglia di incassare, ma anche c'è una voglia di ritornare a una normalità e quindi di ricevere i nostri ospiti, i nostri clienti, perché Jesolo si è sempre dimostrata una città molto ospitale, quindi adesso chi va in spiaggia vede che è tutto un cantiere, che stanno allestendo la spiaggia, perché credo che già da prossimo weekend ci saranno dei pezzi di spiaggia attrezzata e quindi già usufruibile, ovviamente anche qua rispettando quelle che sono le regole, quindi ci saranno degli accessi e ci saranno per entrare, per uscire, per andare ai servizi igienici, per andare al mare. La novità della nostra spiaggia di quest'anno è la prenotazione, quindi tutti coloro, soprattutto i pendolari, i cosiddetti pendolari che verranno a Jesolo quest'estate, dovranno prima prenotare, perché i posti in spiaggia sono molto più bassi, inferiori rispetto agli altri anni, perché dobbiamo mantenere almeno per ogni posto ombrellone 10 metri quadri, quindi invito le persone a prenotare, c'è un'app, c'è un sito in cui la gente può prenotare tranquillamente il giorno prima, sa che il giorno dopo va sullo strato di spiaggia di zona che ha deciso di andare, troverà il suo posto, troverà delle persone che gli accompagnano, gli spiegheranno quelle che sono le regole anche sanitarie da seguire, e quindi tutto più tranquillo per tutti quanti e anche per noi, che dobbiamo controllare che non ci siano assembramenti di persone. E siamo venuti a Jesolo per vedere come gli esolani si stanno organizzando nella spiaggia di Jesolo, e siamo venuti qua dall'amico Amorino De Zotti, che è un imprenditore famoso di Jesolo, che è l'Hotel Mondial e anche un pezzo di litorale di spiaggia, no? Amorino, come avete organizzato la spiaggia qui a Jesolo? Allora, qui a Jesolo e soprattutto nello stabilimento Manzoni, di cui io sono il presidente, abbiamo iniziato ieri a piantare e saremo pronti quei 2000 ombrelloni a 18 metri quadri per ogni postazione, 18 metri quadri non 10, 18 metri quadri, perché noi preferiamo la qualità piuttosto che la quantità. Saremo pronti per il 29 a ospitare tutti i turisti che vogliono venire a Jesolo. In più noi abbiamo 2000 ombrelloni a telecomando solare, che con un touch si aprono in 20 secondi e si chiudono in 20 secondi, 4000 ombrelloni. In più abbiamo le casseforti con il braccialetto no touch, che si aprono e si chiudono, pertanto il turista non tocca nulla. Abbiamo i bagni autopulenti che magari dopo ve li faccio vedere. Abbiamo le gabine auto telecomandate con il braccialetto, perciò noi siamo un stabilimento tecnologico. In riferimento al coronavirus, già l'anno scorso abbiamo anticipato l'igiene e la sicurezza e la qualità della nostra spiaggia. E tutti questi ombrelloni, Amorino, qua saranno pronti quando? Il giorno 29, e 29 noi abbiamo 2000 ombrelloni pronti, 4000 lettini con tutti i gazebo e tutto pronto. Noi siamo pronti per il giorno 29. Vorrei anche capire se il presidente
presidente Zaia potesse farsi l'onore di essere presente sabato per l'inaugurazione della stagione estiva in ritardo di Jesolo e soprattutto dello stabilimento Manzoni. Noi inauguriamo sabato alle ore 11. Mi sarei molto onorato che se il presidente fosse presente per iniziare una stagione così difficoltosa, ma siamo positivi e credo che ce la faremo anche quest'anno. Il turista arriva, schiaccia, si apre la porta del bagno, si entra, tutto nuovo touch, gira la tazza, sciacquone, la carta no touch, acqua no touch, si esce, si lava il pavimento e si igienizza all'ozono, antivirus. Abbiamo speso 420.000 euro l'anno scorso di 9 bagni, ti faccio vedere quando si guarda, adesso si lava. Ad ogni uso, questi ad ogni uso uno entra, si lava, si disinfetta e butta fuori l'ozono. Si chiude, il prossimo la stessa cosa. E questo è tecnologia, ma soprattutto dare sicurezza dell'igiene al turista che arriva a Jesolo. Io credo che questo sistema devo adottarlo tutta l'arenina di Jesolo, ma non solo, ma tutta la costa veneta, perché questo è molto apprezzato dai nostri turisti perché è igiene.